Multe per quasi 35.000 euro nell'ambito dei controlli in bar, ristoranti e locali effettuati ieri sera al Giatico Masco dai carabinieri della compagnia di Como in collaborazione con i militari del nucleo antisofisticazione e dell'ispettorato del lavoro. Le verifiche hanno riguardato il rispetto delle norme anticontagio, ma anche nel complesso la regolarità di tutti gli aspetti legati a personale e sicurezza. Complessivamente, durante i controlli nei locali, i carabinieri hanno accertato e sanzionato irregolarità per un totale di 34.100 euro tra ammende e amministrative. Tra le violazioni riscontrate, la presenza di sistemi di videosorveglianza abusivi e la mancanza di documentazione tecnica. Accertata la presenza in servizio di un lavoratore in nero, mentre un lavapiatti, alla vista dei carabinieri, ha provato a dileguarsi uscendo dal retro del locale in cui lavorava, è stato bloccato e controllato. Controlli anche sul rispetto delle norme di sicurezza e a tutela dei clienti. In alcuni casi, i carabinieri hanno accertato la presenza di alimenti non conservati correttamente. Sanzionate anche alcune violazioni legate alle norme anticontagio, ma non tali da rendere necessaria la chiusura dei locali.